Liturgia. 32esima settimana, tempo ordinario, anno dispari, giovedì. Nessun pensatore ha mai raggiunto una presentazione più alta della verità, della sapienza. La liturgia oggi ci offre il libro della sapienza, il capitolo settimo. La sapienza, così descritta, spirito intelligente, santo, unico, molteplice, gli attributi che vengono a lei attribuiti sono davvero divini, agile, penetrante, senza macchia, schietto, pronto, libero, benefico, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto, che tutto controlla, che penetra attraverso gli spiriti intelligenti, la sapienza. Dovremmo leggere questa pagina pensando sempre di avere davanti Gesù. Lui è la sapienza, effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Non c'è in Lui nulla di contaminato. È riflesso della luce perenne, è specchio dell'attività di Dio, immagine della sua bontà. Dio ama solo quelli che vivono con la sapienza, con Gesù. È una manifestazione della persona divina del Verbo, già nell'Antico Testamento. Potremmo come vivere nel silenzio profondo, raccolti nella santa casa di Gesù, Maria e Giuseppe. Potremmo vivere con loro quasi in un eremitaggio di contemplazione, di amore. Loro per 30 anni, Maria e Giuseppe, sempre con la sapienza incarnata tramite il sì di Maria. Il regno di Dio, dice Gesù nel Vangelo di oggi, non viene in modo ad attirare l'attenzione, ma il regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi. I farisei domandavano a Gesù: quando verrà il regno di Dio? In fondo anche gli apostoli volevano vedere il regno di Dio come un regno terreno. Poi dopo la Pentecoste andarono in tutto il mondo a diffondere il regno di Dio dentro di noi, Gesù. Noi che viviamo Gesù, una sola cosa con Lui, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola cosa. Noi attraverso la comunione con Gesù entriamo pienamente nel regno dei cieli. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere uno solo dei giorni del Figlio dell'Uomo. Qual è questo giorno del Figlio dell'Uomo se non un giorno di luce, di grazia, che apre veramente alla comunione con il regno di Dio, con il cuore di Cristo? Gesù è la sapienza incarnata. Ma dove, quando ha acquistato questo titolo umano e divino insieme di sapienza incarnata, se non attraverso il sì di Maria, il cuore di Maria, il grembo di Maria, l'accoglienza di Maria? Lei è la sede della sapienza, è la madre della luce, regina del regno. Nelle litanie che innalziamo a lei, la chiamiamo sede della sapienza. Più volte le doniamo il titolo di madre. Lei è madre della luce, è regina. Se accogliamo il regno di Maria,
giungeremo al regno divino di Gesù.